dibattito, questo confronto, dal titolo Distribuzione controllata di eroina a Genova, una ragionevole proposta di sperimentazione. Alla fine del mese di settembre venne pubblicata dai giornali la notizia di una donna arrestata per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Di per sé purtroppo questa notizia non sarebbe stata diversa dalle tante che ogni giorno affollano i giornali. Ma la novità, forse più drammatica, è che questa donna stava cedendo sostanze stupefacenti al proprio figlio, tossicodipendente, malato di AIDS, degente presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino. Dinanzi a questo ennesimo drammatico caso prodotto dal proibizionismo sulle droghe, Marco Taradas presentò il 23 di settembre al governo un'interpellanza. E nel dispositivo di questa interpellanza, dopo aver raccontato l'episodio, chiedeva se non fosse davvero venuto il momento di avviare in alcune città un progetto pilota di distribuzione controllata di eroina, sul modello di quanto da tempo con successo sta avvenendo nella città inglese di Liverpool, di quanto anche si sta cercando di fare a Zurigo per superare il fallimento del Plaspitz, del parco di cui molti di voi hanno visto le immagini per televisione. E le città che venivano indicate nell'interpellanza di Marco Taradas erano alcune grandi città, ma soprattutto la città di Genova, proprio perché per le sue caratteristiche il centro storico genovese oggi è un esempio negativo a livello internazionale di come il mercato illegale di sostanze stupefacenti si possa concentrare in un unico punto, coinvolgendo centinaia e centinaia di persone e di consumatori costretti dalla legge a trasformarsi in tossicodelinquenti. Questa proposta fece scalpore, venne pubblicata con risalto sui giornali cittadini e alcune personalità diedero immediatamente il loro appoggio, quantomeno all'iniziativa e al tentativo di aprire su questo versante una seria discussione. Voglio ricordare soprattutto coloro che oggi non sono qui, ma che sono stati fin dal primo momento d'accordo con Marco Taradas e con gli antiproibizionisti. Personaggi dello spettacolo come Arnaldo Bagnasco, Bruno Lauzi, Cristiano Di André, ma anche esponenti del mondo del diritto come il pretore Adriano Sansa, la vice direttrice del carcere di Marassi Maria Grazia Giampiccolo, il primo dirigente del Tribunale di Genova Vito Oliveri e del mondo medico, voglio ricordare per tutti, il professor Franco Enrique, presidente tra l'altro dell'associazione Gigi Ghirotti che si occupa da anni della cura dei malati terminali di cancro. Può sembrare una proposta provocatoria e di fatto lo è, perché riteniamo che sia utile aprire un dibattito in una città e in una regione dove dinanzi al problema droga continuano ad esserci colpe, ritardi e inefficienze. La regione Liguria è tuttora la seconda regione dopo la Lombardia in Italia per numero di malati di AIDS in rapporto alla popolazione residente. È la regione dove non a caso non è stata proposta nessunissima iniziativa di prevenzione dell'AIDS ed è la regione che non ha finora prodotto nulla o quasi nulla se non materiale cartaceo in merito alla creazione dei CERT, cioè dei nuovi servizi tossicodipendenze che la legge Vassalli-Russo-Iervolino aveva indicato come elemento di prevenzione e di cura dei tossicodipendenti. E il Comune di Genova è quel comune che ha detto già da 2 anni sì a iniziative di riduzione del danno di tipo sanitario, dunque a unità di strada in grado di distribuire siringhe sterili in cambio di siringhe usate, metadone, con a bordo anche il Narcan, e cercare di avvicinare gran parte dei tossicodipendenti che nemmeno le unità sanitarie locali conoscono, perché sono tossicodipendenti non registrati, persone di cui non si sa nulla e dunque conseguentemente per i quali non si fa assolutamente nulla. È il comune che aveva deciso e promesso più volte di installare distributori scambia a siringhe per cercare di ridurre in maniera drastica la diffusione di aghi infetti in tutte le piazze, i vicoli, le strade della città. Purtroppo nulla è stato fatto. Credo dunque che sia molto utile aprire questo dibattito tenendo conto anche di questi aspetti e tenendo conto anche di 3 elementi, e poi andrò subito dunque a far parlare i nostri relatori, e cioè che oggi ci troviamo all'immediata vigilia della 3ª conferenza internazionale
delle città che hanno deciso sulla base del manifesto di Francoforte di dire no al proibizionismo per superare vecchie politiche e cercare di affrontare insieme i problemi comuni che le città europee hanno dinanzi al problema droga. A Bologna la prossima settimana si aprirà questa conferenza che fa seguito a quella di 2 anni fa tenutasi a Francoforte sul Meno e dell'anno scorso tenutasi a Zurigo. L'anno scorso il Comune di Genova, la persona dell'assessore ai servizi sociali Gabriella Popone, era presente in qualità di osservatore, credo che lo sarà anche quest'anno. E poi sabato e domenica prossimi, immediatamente a ridosso di questa conferenza, si aprirà il 4° congresso del CORA, del Coordinamento Radicale Antiproibizionista, che è oggi l'unica associazione politica che riunisce gli antiproibizionisti e che dovrà soprattutto fare il punto sulla situazione cercando di difendere il referendum per il quale abbiamo raccolto nei mesi scorsi le firme, che chiede, lo ricordo, la non punibilità del consumatore di droga, il superamento del principio della dose media giornaliera e il ritorno ad una piena responsabile autonomia professionale del medico nella cura dei pazienti tossicodipendenti. E l'ultimo elemento di dibattito, di analisi che non possiamo non ricordare in questa occasione sono le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuliano Amato, che ha di fatto ammesso che la legge non ha prodotto gli effetti che molti speravano producesse, che bisogna ritornare indietro sul principio della non punibilità del tossicodipendente, che dunque ha avuto il merito e anche il coraggio di riaprire un dibattito che era soffocato dall'assordante silenzio di quanti 2 anni e mezzo fa questa legge avevano voluto, che in nome di questa legge avevano persino minacciato crisi di governo, ma che poi non hanno avuto il coraggio di seguire passo dopo passo la sua applicazione. Ci auguriamo che a partire da queste dichiarazioni del Presidente del Consiglio si possa cambiare anche in maniera significativa questa legge, ci auguriamo anche finalmente di avere un Presidente del Consiglio in Italia che non si occupi di morale, ma di invece problemi concreti da affrontare per cercare di ridurre i danni che dal proibizionismo arrivano poi a tutti i componenti della società civile.